Buonasera, benvenuti e benvenute alla seconda edizione del TG6 che apriamo con la cronaca. I carabinieri del nucleo operativo di Giulianova hanno arrestato tre persone, uno di Bellante e due foggiani, responsabili di numerosi furti, secondo gli inquirenti, di autocarri e altre macchine. Furti che sarebbero avvenuti tra i mesi di giugno-agosto 2021 nelle località di Campli e Mosciano ai danni di locali imprese edili. Ce ne parla Tania Bonici Castelli. Operazione Predator dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Giulianova. A seguito di numerosi furti di autocarri e macchine in movimento terra avvenuti tra i mesi di giugno e agosto 2021 nelle località di Campli e Mosciano, sono stati arrestati un 31enne di Bellante e due foggiani di 38 e 46 anni. I primi due sono stati condotti in carcere, mentre al terzo è stato notificato l'ordine di presentazione giornaliero alla polizia giudiziaria. Un risultato ottenuto grazie alla complessa attività info-investigativa ad ampio raggio, che ha consentito ai militari di dare un nome ai responsabili dei furti. I sospetti sono nati a seguito di un'attività capillare di raccolta delle immagini e soprattutto delle immagini delle telecamere a circuito chiuso che sono state individuate dal personale del nucleo operativo dei carabinieri di Giulianova. Una volta raccolte le immagini delle videocamere, ha poi effettuato degli accertamenti ulteriori attraverso un traffico di cella per verificare i cellulari che in quella determinata area e in quell'ora, nell'ora dei furti, avevano operato in simbiosi. E quindi siamo arrivati all'individuazione dei soggetti in questione che hanno operato in simbiosi anche per tutti gli episodi che noi abbiamo accertato nella circostanza. Sono mezzi pesanti che hanno un valore, ma hanno un valore non solo economico per l'azienda, perché diciamo che una volta che vengono asportati i mezzi che la ditta utilizza per effettuare l'attività lavorativa, di fatto il cantiere si ferma e quindi c'è un doppio danno perché la ditta, oltre a non poter andare avanti nelle attività di appaltate, si trova a dover riacquistare dei mezzi per poter continuare l'attività lavorativa. La politica, dopo le elezioni regionali, una parte del partito aveva chiesto di dialogare, ma abbiamo trovato la porta chiusa. Queste le parole dell'ex consigliere della Lega Simone Angelosante, che motiva così la decisione di abbandonare un partito che in Abruzzo ormai è in piena crisi. Selenia Secondi. Escono sia dal gruppo del Consiglio regionale che dal partito e aderiscono al gruppo misto come componente di maggioranza tre consiglieri regionali della Lega: Simone Angelosante, Antonio Di Gianvittorio e Emanuele Marcovecchio. Una decisione ragionata e molto pesante dopo settimane di contrasti e di mancanza di dialogo in un momento cruciale per l'Abruzzo. Dopo l'autosospensione in netto dissenso con la gestione del partito in Abruzzo, adesso l'uscita dal partito proprio da parte di lei che ha fondato la Lega in Abruzzo nel 2015. Le motivazioni sono tante, un documento che non dovevo uscire, però ad oggi qual è la posizione che vi spinge a fare questa azione? È una posizione di dignità. Noi avevamo chiesto semplicemente un colloquio, abbiamo chiesto un incontro programmatorio per il bene della Lega, contro nessuno, ma a favore della crescita della Lega. Si è ritenuto di non dare ascolto a questa nostra richiesta. Noi abbiamo una dignità da mantenere, alla quale teniamo tantissimo, e quindi oggi usciamo dalla Lega con molto dolore, perché la sento in parte una mia creatura qui in Abruzzo, ma non poteva esserci una soluzione diversa. Una decisione che vi porta verso quale sponde, verso quali rive, forse la formazione di una nuova realtà politica o cosa?
L'ho già detto prima, noi non vogliamo fare proselitismo, noi non abbiamo accordi con altri partiti politici, noi non abbiamo accordi con movimenti civici, che se ne dica, noi siamo noi, proponiamo la nostra offerta politica. So che in tanti anche consiglieri attualmente presenti in Regione Abruzzo c'è la condivisione di questa nostra iniziativa, so che ci sono decine, centinaia di amministratori che condividono questa iniziativa, ma sarà il tempo a decidere, sarà il tempo a vedere quali saranno le evoluzioni. Un messaggio alla base del partito? Ripeto, non voglio fare proselitismi, non vogliamo creare difficoltà, un partito che amo profondamente. Dico alla base del partito di restare dove sta, ma di farsi sentire con forza per far valere le proprie ragioni e le ragioni degli abruzzesi. E ora il consueto bollettino Covid, sono 114 d'età compresa tra 3 e 90 anni i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 83.882. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra alcun nuovo caso e resta fermo a 2.566. Rispetto a ieri i guariti sono 115 in più e gli attualmente positivi in Abruzzo sono 2.353, uno in meno rispetto a ieri. Di questi 77 pazienti, 4 in più rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica, 7, numero questo invariato rispetto a ieri, sono quelli in terapia intensiva, mentre gli altri 2.269 positivi accertati, 5 in meno rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 3.103 tamponi molecolari, il tasso di positività è pari al 3,7%. Del totale dei casi positivi di oggi, 50 fanno riferimento alla provincia dell'Aquila, 12 a quella di Chieti, 18 a quella di Pescara, 34 a quella di Teramo, mentre uno dei contagiati proviene da fuori regione. Continuiamo a parlare di sanità perché l'ASL di Teramo si prepara a fronteggiare la quarta ondata Covid con l'apertura di un secondo hub vaccinale. Affrontato anche il grave problema delle liste d'attesa, negli ultimi mesi si sarebbero accumulate circa 40.000 prestazioni sanitarie inevase. Il manager di Giosia annuncia il raddoppio delle sedute chirurgiche, assicura che entro 2 anni i ritardi saranno azzerati. Noi staremo a vedere nel frattempo il servizio. L'ASL di Teramo si prepara a fronteggiare la quarta ondata Covid prevedendo un ulteriore hub vaccinale oltre quello di Parco della Scienza. E se è vero che in provincia di Teramo i contagi aumentano, così come i ricoveri, nessun vaccinato è in terapia intensiva. Da qui l'appello ai cittadini da parte del direttore generale Maurizio Di Giosia a vaccinarsi tutti. Sotto terapia intensiva non vi è stato mai ricoverato un vaccinato nella terapia intensiva. È ovvio che si sta verificando questo per quanto attiene i ricoveri, che all'inizio erano solo ricoveri di persone che non erano vaccinate. Oggi le cause, è ovvio, sono tante, però ecco, il fatto che il vaccino perde un po' di efficacia e quindi è per questo va invitato la cittadinanza, i cittadini vengono invitati a fare la terza dose, questo determina anche una riduzione di protezione nei confronti dei vaccinati e anche coloro che hanno avuto il vaccino soprattutto nei primi mesi, oggi rischiano di appunto essere contagiati e per questo ecco, invito nuovamente tutti al vaccinarsi, chi non l'ha fatto, soprattutto chi non l'ha fatto e soprattutto anche chi deve fare la terza dose. Ma non c'è solo l'emergenza Covid, l'ASL di Teramo ha accumulato oltre 40.000 prestazioni sanitarie inevase negli ultimi 2 anni. Queste liste d'attesa lunghissime hanno portato i vertici aziendali ad annunciare un immediato piano di recupero da oltre 2 milioni di euro per azzerare liste d'attesa e mobilità passiva. Intanto già da questa settimana è previsto il raddoppio delle sedute chirurgiche ortopediche per l'applicazione di protesi d'anca e ginocchio, oltre a quelle dedicate ad ernie e colicisti, patologie queste che maggiormente fanno emigrare i teramani verso altre ASL di confine. Come lista attesa stiamo mettendo tutta una serie di iniziative volte al recupero del pregresso, tanto è stato fatto, ma tanto dobbiamo ancora fare. Dobbiamo mettere in campo tutte le forze e utilizzare tutti gli strumenti che ci consentono appunto di
ridurre gli stati sia di quella ambulatoriale, sia dei ricoveri, sia degli interventi. Il manager di Giosia sottolinea infine la grave carenza di anestesisti. Mancano al momento 35 unità, ma assicura che grazie a questo piano di recupero le liste di attesa dell'ASL di Teramo saranno azzerate in meno di 2 anni. Andiamo a Pescara con la situazione Viale Marconi ancora da sistemare. Il Partito Democratico attacca la giunta comunale guidata dal sindaco Masci dopo una nuova esclusione dalla graduatoria dei fondi del PNRR. Il servizio è di Stefano Recanati. Il Partito Democratico di Pescara torna ad attaccare la giunta Masci. Questa volta sotto i riflettori dei consiglieri comunali di opposizione sono finiti i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che vede la città adriatica esclusa dal progetto per la realizzazione del tracciato per la metropolitana di superficie e l'acquisto di materiale rotabile, tema che coinvolge anche il dibattito su Viale Marconi. Questo progetto, che prevedeva la realizzazione del tracciato BRT, che prendeva tra l'altro via Castellammare, quindi in un certo senso un po' riprendeva il progetto della passata filovia, ma allo stesso tempo permetteva di creare un'infrastruttura che coinvolgesse anche San Giovanni Teatino. Un problema serio questo, perché si viene anche ad impattare nel momento in cui c'è quest'ampia discussione su Viale Marconi. Questa esclusione dalla prima ripartizione è la più pesante in termini economici, 62 milioni di euro. Ed arriva dopo la bocciatura dei progetti legati al bando sport e periferie 700.000 euro e qualità dell'abitare 15 milioni di euro parzialmente finanziati dal PNRR. E per quanto riguarda la qualità dell'abitare, si poteva attenzionare molto la questione delle social housing o dell'eco housing, di cui c'è necessità nel nostro territorio. Allo stesso tempo, per quanto riguarda i fondi proprio specifici relativi alle scuole, avevamo chiesto di portare degli elementi innovativi, anche evidenziando degli interventi specifici per lo 06, cosa che noi stiamo chiedendo ormai da quando questa amministrazione si è insediata. Quello che ancora una volta sottolineiamo: non serve aprire il cassetto e tirare fuori dei progetti, qui bisogna avere un'idea futuristica che vada al di là di determinati limiti che possono essere quelli dei tempi eccetera, e soprattutto imparare a programmare. Questa amministrazione purtroppo questo ancora non lo sa fare. Il sindaco sospeso di Avezzano, Gianni Di Pangrazio, ha lanciato un nuovo movimento politico di ispirazione civica. Si tratta di Abruzzo al Centro. Il primo banco di prova sarà l'elezione del presidente della provincia dell'Aquila. Il servizio è a cura della redazione di Infomedia. Irrompe sulla scena politica regionale il progetto Abruzzo al Centro, ispirato da Gianni Di Pangrazio e deciso a riempire il vuoto lasciato dai partiti, come evidenziato dalle larghe percentuali di astensionismo delle ultime elezioni amministrative. Il progetto civico, spiegano dal movimento, punta a dare voce e forza ai cittadini delusi dai partiti tradizionali che si affidano alle liste civiche presenti sulla scena politica locale e nazionale o si rifugiano nell'astensionismo. C'è un vuoto, ma il vuoto è dovuto soprattutto alla mancanza di raccordo che c'è tra le forze dei partiti e i cittadini. Noi vogliamo fare in modo che si riempia questo vuoto, ma si riempia soprattutto per ridare poi quella linfa giusta ai partiti che nasceranno, ai partiti che si definiranno dopo sicuramente l'elezione del Presidente della Repubblica, che siano dei partiti che guardino e che si rapportino direttamente con i cittadini. Vogliamo coordinarci e federarci con altre realtà civiche di tutto l'Abruzzo, ce ne sono tantissime, e vogliamo essere da stimolo proprio per una politica più vicina ai cittadini, più professionale, più capace di riportare le esigenze vere dei cittadini nelle istituzioni. Il movimento targato Di Pangrazio è deciso a recitare un ruolo primario già nell'imminente partita delle elezioni provinciali. La squadra è già al lavoro per l'individuazione di un candidato civico per la carica di presidente della provincia dell'Aquila, in un progetto che mira ad attingere dal territorio forze fresche per dare nuova linfa all'ente. Noi partiremo dall'individuare un candidato civico e apriamo chiaramente a chi avrà la voglia, avrà il desiderio di condividere con noi questo progetto, che è un progetto solamente di provincia dell'Aquila, con la Marsica.
uniti all'Aquilano, uniti alla Valle Peligna e all'Alto Sangro, siamo in grado di poter rigenerare, riequilibrare il sistema dei finanziamenti nell'ambito di tutta la provincia. A Villa Lanfaloni Giovanna Erculiani ha festeggiato, pensate un po', un secolo di vita in compagnia dei familiari e anche degli esponenti dell'amministrazione comunale di Montesilvano. Tanti auguri alla signora Giovanna, ascoltiamo Paolo Minnucci. Festeggiare i 100 anni per Giovanna Erculiani è sempre motivo di interesse e di soddisfazione non solo per la famiglia intera ma anche per l'amministrazione comunale, oggi rappresentata dal primo cittadino Ottavio De Martinis. Ecco, che cosa significa questo? Che a Montesilvano si vive bene? Ma diciamo che questo significa che la signora Giovanna ha vissuto bene, continua a vivere bene e questo è una grande cosa per lei, per la sua famiglia, ma anche per l'intera comunità montesilvanese che praticamente oggi è qui rappresentata da me e per festeggiare questo traguardo importantissimo che, perché no, ci auguriamo possa anche derivare dal fatto che a Montesilvano si viva bene. Signora Giovanna, oggi è un giorno importante, 100 anni di vita, un secolo di vita. Lei, se potesse riassumerlo in una frase, questo secolo di vita, che cosa ci potrebbe dire? Ne vorrei altri 100. Ma qual è stato il momento più bello e il momento che vorrebbe dimenticare di questi 100 lunghi anni? Dimenticare tutto quello della guerra del 43-45. E il più bello è stato il primo figlio, perché era femmina. Oggi lei come si sente, nonna? Bene, benissimo, e auguro a tutti quanti di sentirsi come me. Ma nonna Giovanna, c'è un segreto per raggiungere questo traguardo? Qual è stato il suo segreto? Beh, lavorare, 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 però delle volte fregarsene pure. Bravo. Perché è troppo lavorare, sì, fa bene, chi lo dice questo? Però se l'aspettava questa bella festa? Oddio, sono entusiasta, anzi, è troppo per me. Non mi sembra nemmeno di meritarmela, non lo so. E al sindaco che cosa si sente di dire? Oggi è qui presente per festeggiarla. Beh, faccio. Oh, se io fossi più giovane, se fosse più giovane direi che gli direi che mi piace. Tanti auguri, nonna! Tanti auguri! Grazie, grazie a tutti! Auguri! E fai il film! E ora la pagina dello sport con il calcio di Serie C. Un'autorete di Inzita, 5 minuti dalla fine, condanna il Pescara alla sconfitta di misura a Cesena. Biancazzurri che perdono così il terzo scontro diretto e scivolano a meno 11 dalla capolista reggiana. Un'altra prestazione incolore, senza mordente e senza particolari acuti in zona d'attacco. Ora il derby di sabato col Teramo potrebbe essere decisivo per le sorti del tecnico Auteri. Paolo Renzetti. Cade anche a Cesena il Pescara, che vede i primi tre posti della classifica sempre più lontani e con una formazione, quella bianca-azzurra, ancora deludente e perdente con una diretta concorrente. A questo punto il derby di sabato prossimo con il Teramo all'Adriatico varrà quasi una stagione con la panchina di Auteri che inizia a traballare. Inizio arrembante dei romagnoli con Bortolussi che al secondo su punizione di Favale di testa mette la palla di un soffio al lato. Biancazzurri costretti subito alla difensiva con i bianconeri all'attacco. Al nono minuto però Dursi ci prova per il Pescara da 18 metri con la mira che non è delle migliori. La gara però con il trascorrere dei minuti diventa sempre più equilibrata con il Delfino meglio messo in campo rispetto all'avvio di gara. Al 34esimo Ferrari protesta dopo un contatto in area con Mulè, con Di Cairano che lascia però proseguire con Dursi fra i più attivi che va a sfiorare il gol con la palla che finisce di un soffio al lato. Al 37esimo pericolosissimo il Pescara con Pompei
Pompetti che chiama al salvataggio in angolo il portiere romagnolo. Finisce qui il primo tempo con i biancazzurri comunque in crescita. Nella ripresa avvio combattuto ma equilibrato fino al quarto d'ora. Al 14° squillo infatti di Bortolussi con un missile che fa tremare Sorrentino e con la palla che finisce al lato di pochissimo. Poco dopo primo cambio con il tecnico Auteri che manda sul terreno di gioco De Marchi al posto di un Ferrari nervoso ed evanescente. Al 17° ancora locali pericolosi con Caturano che di testa colpisce il palo esterno della porta ospite. Viali cambia tre giocatori con un Cesena più offensivo. Al 25° è infatti Sorrentino a salvare con la prima vera parata del match la sua squadra. Meglio sicuramente la formazione di casa in questa ripresa con i biancazzurri troppo indietro a difendere. Negli ultimi 15 minuti spazio nel Pescara Clemenza che entra al posto di Galano con le ultime fasi di partita del Manuzzi che vedono poi al 38° l'episodio decisivo della gara con la rete del vantaggio locale che nasce dal cross di Candela e dalla sfortunata e beffarda autorete di Nzita con i padroni di casa che dunque trovano il gol dell'1-0. Si disperano i biancazzurri costretti a rincorrere a pochi minuti dal 90° nella bolgia del Manuzzi con il Pescara che prova nel tentativo di riequilibrare le sorti dell'incontro, ma il pareggio non arriva e per i biancazzurri arriva invece l'ennesima battuta d'arresto contro una grande del torneo, così come era accaduto con Modena e Reggiana. I fischi dei tifosi biancazzurri al 91° la dicono lunga sullo stato d'animo in casa pescarese e sabato prossimo il derby con il Teramo sarà davvero per molti l'ultima spiaggia. E a proposito di Teramo, la nuova proprietà è già all'opera per rafforzare la squadra. Dal mercato degli svincolati stanno per arrivare il portiere Perucchini e il difensore Pinto. E il DS in pectore Sandro Federico conferma che a gennaio ci saranno degli innesti di giocatori esperti. Jacopo Forcella. Possiamo dire che la nuova era parte quantomeno con una buona notizia, con una vittoria e 3 punti, Sandro. Sì, una vittoria importantissima direi. Dopo quella col Pescara, oggi secondo me la squadra ha dato seguito a quella prestazione, quindi bene, bene così. Cosa ti ha convinto maggiormente? Ecco, hai rivisto magari qualche giocatore, faccio un esempio su tutti, Federico Viero, su cui probabilmente quando è stato acquistato tre stagioni fa avevate puntato, che forse si è un po' fermato ad un certo punto nella crescita, quest'anno è il suo anno, ha già fatto 3 gol, 2 in campionato, 1 in coppa, è un giocatore che può essere il suo anno. Assolutamente, deve essere perché so quello che vale, l'ho voluto fortemente 3 anni fa, conosco perfettamente le sue qualità e ha bisogno solo di fiducia. Probabilmente anche l'organico di questi ultimi 2 anni erano comunque squadre forti, squadre con tante alternative. Quest'anno secondo me ormai ha completato la sua maturità, ma Fede inevitabilmente è stato sempre un po' più in ritardo anche nel suo passato nel settore giovanile e ha avuto sempre bisogno di un po' più di tempo. Adesso lo vedo dopo Pistoia, rivedo il Federico della prima parte di qualche anno fa, quando addirittura si era quasi conquistato un posto da titolare. La nuova dirigenza ha detto, i nuovi soci di maggioranza hanno detto comunque di voler rinforzare questo organico. Sì, perché è una squadra anche molto giovane, quindi purtroppo nel giovane questo è normale, avere qualche discontinuità nel rendimento. Adesso intanto giochiamo le prossime al massimo, e poi si faranno delle valutazioni e si interverrà ovviamente a gennaio dove la squadra può avere qualche lacuna. E a gennaio di solito si interviene con qualche giocatore più esperto di solito, quindi rientra anche nella normalità, però l'importante è continuare a vedere questi ragazzi crescere comunque di partita in partita. Serie D è stata rinviata a data da destinarsi la sfida di Coppa Italia, valevole per i 32esimi di finale tra San Benettese e Notaresco, visti i casi positivi al Covid che hanno interessato il gruppo squadra rossoblù. La squadra di mister Epifani prosegue con gli allenamenti singoli fino a giovedì, quando è previsto un nuovo giro di tamponi.
Cambiamo ora disciplina, parliamo del volley, vanno tutte KO le tre squadre abruzzesi in Serie A. In A2 l'Ortona cade in 4-7 a Portoviro, sul fronte femminile l'Altino perde lo scontro diretto casalingo con l'Aragona e in A3 primo stop per l'Abba Pineto che al Pala Santa Maria si è fatto sorprendere in 4-7 al San Donà. Sergio Zappalorto. Un disastro per le tre squadre di A. La Sieco parte a Portoviro con il piede giusto, sostenuta anche dalla presenza di piazza. Poi però, sia per la vena di Bellè e non solo sul fronte locale, sia per un calo di adeguate concentrazione e continuità, si smarrisce e perde 3-1, ritrovandosi in coda con un preoccupante punticino alla vigilia di un'altra gara tostissima, pur se in casa, contro il Siena di Montagnani. In A3 l'Abba Pineto crolla in casa, un A3 netto, contro un sorprendente San Donà che ha giocato la partita perfetta come la tempesta, approfittando anche della giornata storta del sestetto di Rovinelli, che mai ha dato la sensazione di potercela fare. Non più solitaria vetta, ma questo KO deve trasmettere la consapevolezza reale delle proprie forze accanto ai limiti da emendare senza perdere tempo. In A2 femminile, infine, ancora un KO dell'Altino, stavolta gravissimo perché nella propria tana è al cospetto di una diretta avversaria per la salvezza, la Sicula Aragona. Una 3 micidiale, 0 punti in classifica. A ciò si aggiunga che, invece di festeggiare il rientro della Meniconi, si è infortunata la capitana Costantini, a conferma del momento no su tutti i fronti, si va a Olbia per cambiare rotta definitivamente. In B maschile altro KO, stavolta interno senza punti di una generosa Alba che cede 1-3 al Falconara, cade pure il Paglieta sul campo della capolista solitaria Pozzuoli, ma diversi sono i segnali positivi su tutti, vedi il secondo set perso a 27. In B1 femminile, primo e tondo successo della Tetina che nello scontro diretto con l'Isernia vince 3-0 nelle immagini e convince nonostante la defezione in extremis della trascinatrice Corradetti. 3 punti di platino e molto entusiasmo della giovanissima formazione del bravo Cristian Piazzese, il tutto alla vigilia di un altro match salvezza sul campo del San Benedetto. In B2 a riposo il Teramo che resta vice capolista, colpo sia pure dopo tanta fatica e rimonta dall'1-2 al 3-2 di un Gada Pescara 3 che ha giocato più che bene ma in maniera discontinua a pagliare 2 punti preziosissimi mentre cedono le altre abruzzesi. La Dannunziana perde 1-3 con un secondo set ceduto addirittura a 31 contro il Coriaceo e quotato Trani in attesa del Gran Derby, tutto pescarese sabato prossimo alle 17 al Palorfento contro il Gada. La Cetas Montesilvano crolla a Fasano in una gara senza storia. Domani alle 21, quinta puntata di Pallavolè. E questa era la nostra ultima notizia. Prima di salutarvi vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con Pro Teramo di Jacopo Forcella. L'informazione invece tornerà, come di consueto, alle ore 23 con l'edizione della notte. Grazie e buona serata.